Figoli fu fatta costruire in stile Liberty dal conte Eugenio Figoli de Geneis nel 1874 ed è stata dal 1949 proprietà della provincia di Alessandria, che aveva convertito l'area in un centro di soggiorno marino, una colonia che ogni anno ospitava un migliaio di bambini. La villa nel dicembre del 2012 è stata venduta dalla provincia di Alessandria al comune di Arenzano, diventando così di fatto patrimonio arenzanese. Ora residenti e turisti possono accedere a quello che di fatto è il secondo polmone verde della cittadina di Arenzano, dopo il parco comunale Villa Negrotto Cambiaso, conosciuto per la presenza di bellissimi pavoni e sede del municipio. L'ingresso è da Via Grecia, sul lungomare Olanda. La villa è circondata da un parco giardino all'italiana di circa 35.000 metri quadrati, rigoglioso per varietà di piante, in particolare diverse palme di genere poco comune alle nostre latitudini. Poco distante dalla stazione ferroviaria, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha ospitato illustri personaggi, tra i quali spicca il vate della poesia italiana Giosuè Carducci, che fu qui ospite nel 1889.